Carissimo Pier Giorgio, ci conosciamo da tantissimi anni e abbiamo detto, 21 anni, 22 anni, e quello che tu hai fatto nella tua vita come professionista, ma soprattutto come medico e poi prima come fisico, è qualcosa di straordinario, perché sei riuscito a trasmettere questi concetti e ancora oggi sei qua a raccontarci la magia della vita, e questo lo fai con la tua semplicità, direi, e quella semplicità che a volte può essere scontata, ma dentro alle tue parole c'è un significato enorme del segreto della vita. Ecco, cosa pensi di poter aggiungere a quello che veramente ti muove per portare questo messaggio di complessità nella medicina? Beh, sai, allora ti ringrazio di questa domanda, perché io sono partito come fisico, lo sapete tutti. Poi qualcheduno ha pensato che io ho abbandonato la fisica per entrare in un altro settore. Forse perché in famiglia il mio fratello maggiore, che purtroppo non c'è più, era un grande medico. E io mi sentivo portato sulla medicina, ma d'altra parte avevo già incominciato una carriera, tra l'altro molto brillante, nella fisica. Sono stato un giovane direttore di una multinazionale come fisico, che poi ho abbandonato totalmente andando a finire la medicina, perché sentivo questa spinta, se volete anche di tipo ideologico, una spinta che mi permetteva di mettere a disposizione le mie conoscenze da fisico e ormai da medico al servizio della gente. Sembra una fase fatta questa, perché al servizio della gente, chissà quante persone, quante di voi hanno sentito queste frasi, ma io la sentivo proprio, forse perché in famiglia eravamo abituati a vedere un grande medico che operava in maniera veramente, direi, profonda. Lo sentiva e io volevo forse imitarlo, ero il più piccolo, c'erano 13 anni di università, e allora, andando poi a finire al Consiglio Nazionale delle Ricerche, io ho capito che la mia strada era quella di mettere a disposizione del mio sapere integrato, perché dalla fisica, che sembrava non avere nulla a che fare con la medicina, la fisica invece è parte essenziale della medicina. E di lì ho detto, e perché la gente non deve saperlo? Allora ho incontrato Giorgio, ho incontrato anche molti amici che hanno capito che quello che noi andavamo dicendo tanti anni fa, purtroppo, avevano un senso di verità. Quello che noi abbiamo studiato medicina, sempre lo dico con tranquillità, è sempre sacrosanto, è vero, non è che abbiamo studiato per niente, abbiamo studiato, ma la parte della fisica gioca un ruolo importante. Abbiamo spiegato che la fisica spiega tutti i concetti della biochimica che nessuno ci aveva dato. E devo dire che grazie all'attivismo, l'interesse scientifico di uno come Giorgio, che mi sta intervistando, uno come lui ci ha permesso anche di dire diffondiamo, noi siamo dei generatori di informazione, è giusto che l'informazione non cada nel vuoto e che serva a qualcheduno, perché noi, la nostra esperienza che abbiamo vissuto sulle nostre spalle, dobbiamo necessariamente trasferirlo agli altri. Un insegnante, se non ha capacità di trasferire, non è un insegnante. Guarda, ti ringrazio di questa tua, insomma, spiegazione molto chiara, perché mi fa fare più che una domanda un'affermazione. Cioè, la tua veramente capacità, questa capacità di rendere i concetti veramente molto complicati,
in modo semplice, e spesso alcune persone non lo capiscono questo modo di spiegare la fisica, perché dice: ah, ma guarda, questo no, è come se facesse uno show, e dà fastidio a quelli che invece devono rispettare tutte le regole. Non lo dico perché ma perché non la spiegate voi la fisica, visto che siete così bravi e criticate gli altri? Allora, quello che dico è: ma per trasmettere questo messaggio, se tu non fai far capire concetti fondamentali con semplicità una cosa così complicata, che è fatta di equazioni e numeri, come vuoi pensare che gli altri capiscono cos'è la fisica? E ti dico questo, no? Poi mi risponderai a questa domanda, a quest'altra domanda. Ma se io dico sempre, faccio una domanda a chi ha dei dubbi, e dico: mi spieghi come fa un occhio a vedere il mondo così bello, gli oggetti, come fa a vedere il mondo? E però non vede tutto, non vede tutte le, no, come tu ci spieghi, non vede tutto lo spettro, tutte le frequenze, non sente tutti i suoni. Infatti a volte per i cani, per allenarli, usano gli ultrasuoni, ma noi non li sentiamo, loro sì. Allora mi dico: ma se quello che non sentiamo e quello che non vediamo è così tanto, perché dobbiamo usare i paraocchi e diventare sordi anche al fatto che questa realtà esiste? Dunque, ti ringrazio di questa domanda che è complessa. Vedete, mi hanno fatto notare molte persone, sembra che la fisica che faccio io è un racconto, è un romanzo, è una storia. Ma d'altra parte, badate bene, che se io non facessi la storia, non semplificassi i concetti e cominciassi a fare il professore, un professore che va, monta in cattedra, parla di formule, le segna sulla lavagna, magari anche cerca di spiegarle, ma la fisica, soprattutto la fisica che facciamo noi, che è la fisica quantistica, ha delle basi che sono molto complesse, molto difficili, e io generalmente parlo a voi, alla gente di ogni livello, ma parlo soprattutto ai medici, ovviamente, perché lavoriamo nel campo medico. E i medici lo sanno anche loro che se io parlassi un linguaggio di fisica con le formule, dicono che io parlo una lingua diversa, e io invece voglio parlare la loro lingua, perché questi concetti, che sono profondi, fondamentali, devono necessariamente entrare nella testa, essere rielaborati anche da loro, ma sulla base di basi scientifiche. E se, badate bene, se non diamo le basi scientifiche di quello che andiamo dicendo, sembra che noi raccontiamo davvero le favole. Siamo quasi, lo dicevo l'altra sera, veniamo considerati quasi degli stregoni, perché esprimiamo dei concetti che sono difficili, e se non spieghiamo in maniera semplice, evidentemente tutti le respingeranno. Ma noi questo non vogliamo che accada. Ecco perché io mi sforzo di essere semplice, di essere attrattivo, di essere chiaro. Lo deve capire anche la mia portinaia, che non ha certo il livello di laurea in medicina. E allora a questo punto, senza offendere la mia portinaia, della quale ho un grande rispetto, ma lei quando mi ascolta mi dice: l'ho vista in internet, professore, ma è stato chiaro, mi ha permesso di capire delle cose. Mi ha permesso di capire anche a me, che non ho le basi, i concetti che lei ha espresso. Io penso che questo sia non un aspetto negativo, mi veniva quasi da ridere quando mi faceva la domanda, è un aspetto molto positivo. Il docente deve semplificare, deve far capire, per far capire deve utilizzare esempi, ma soprattutto una terminologia semplice. Caro Pier Giorgio, grazie. Ma grazie, perché io penso che il maestro, un vero maestro, è quello che ti fa innamorare della materia,
E quando andavamo a scuola, perché andavamo a scuola? Perché magari certi professori rendevamo più in certe materie che in altre, perché ci facevano innamorare di quella materia, ci facevano divertire. E penso che questa sia la grande risorsa che abbiamo nell'avere persone come te che trasmettono questi concetti in maniera semplice. Basta pensare alla scuola Montessori, che ha fatto della sua vita e della capacità di insegnare ai ragazzi attraverso l'esperienza, attraverso il divertimento, attraverso le relazioni, attraverso il gioco, attraverso la manualità. E quindi io ti devo solo ringraziare per quello che fai e che hai fatto in tutti questi anni, i libri che hai scritto, i concetti semplici. E quando mi dico non è scientifico, non è scientifico in base a cosa? Cioè, se la fisica ti spiega che il risultato è che un diapason, quando suona a una certa frequenza, ti fa vibrare l'altro diapason, e questo suona, e uno ti spiega che questa è fisica, è vibrazione, è risonanza, cosa c'è di non scientifico? Ecco, voglio capire come fa una persona, un medico che ha anche studiato e ha una laurea, a dire non è scientifico, in base a cosa? Allora devo dire, vi svelo un segreto. Io sono reduce da questo bellissimo impegno che è ancora in corso e ho tenuto una relazione. Quando poi io ho finito la mia relazione, al di là degli applausi, sono uscite un bel gruppetto di persone perché hanno voluto parlarmi e mi hanno detto: ma vede professore, se lei fosse stato il mio professore di fisica io avrei capito tutto, le devo dire che io mi sono innamorato del suo sapere. Giorgio, questa è la riconoscenza più bella, perché vuol dire che io quando parlavo facevo risuonare. Quindi cosa vuol dire risuonare? Vuol dire che quella persona lì apprezzava, prendeva, faceva sua le informazioni che io davo. E sì, è vero, sono semplici, ma se non fossero semplici, come dicevo, e avessi usato le formule, sicuramente tutti si sarebbero addormentati. Invece, se lo fai come racconto, la fisica è qualcosa di bello, raggiunge ad alto livello la filosofia, che è la cosa più importante della vita. È quella che ti permette di andare avanti, è quella che ti permette di sognare. E io dicevo, e l'ho detto, lo voglio dire qua, ma i grandi della fisica, uno per tutti, non si vestiva con i vestiti neri, la cravatta nera, il colletto inamidato, su così, parliamo dei grandi, sono del Novecento, sono dell'inizio del Novecento e finivano in questo secolo del Novecento, erano tutti seri, tutti impeccabili, ma c'era uno che non faceva così, era Einstein, si chiamava Einstein, tirava fuori la lingua, metteva le mani nelle orecchie, scherzava, banalizzava e faceva capire e diceva delle cose complesse, macigni buttati nello stagno, ma lo diceva, lo spiegava quasi come se fosse un racconto. Bene, lo Spaggiari lo vuole imitare. Grande. Guarda, ti ascolterei per ore. Ti faccio un'ultima domanda, nel senso che noi, grazie insomma al tuo supporto scientifico, professionale, stiamo divulgando questo straordinario strumento che è S-Drive. Io penso che dal corso che abbiamo fatto ieri e il convegno di oggi abbiamo raggiunto una soddisfazione grande di conferme, di supporto clinico che questo strumento può dare, come la smart card, eccetera. Quindi ecco, cosa ci puoi dire di questo straordinario strumento? Beh, devo dire che, ritornando al mio vecchio amore che è la fisica, abbiamo espresso con molti, ma anche durante il mio discorso,
concetti di risonanza. Ho fatto l'esempio prima che voi apprezzate perché risuonate con me. E beh, sembrerebbe quasi strano che un apparecchietto che sembra modesto, semplice, è formato da una specie di spirale, guardate, che diventa sempre più piccola, arriva quasi al centro e torna indietro. Ma questo è un circuito risonante, la gente non ci crede. No, ma come può essere? I circuiti di biorisonanza sono complessi, sono grandi, sono complicati, sono costosi. E questo sembrerebbe quasi un giocattolo. Ma lì dietro c'è una scienza, c'è una preparazione di fisici, di medici, ma soprattutto di matematici. Hanno fatto una cosa che non posso spiegarvela adesso, anche se mi piacerebbe proprio in maniera dialogante farvela capire. Ma quello è un circuito risonante. E cosa vuol dire risonante? Che se io prendo tre dei miei capelli e li metto al centro, i miei capelli rappresentano fino a quel momento che li strappo il mio vissuto, e il mio vissuto si chiama epigenetica, che è il tema che noi trattiamo e continuiamo a trattare. Quindi vuol dire che io ho vissuto dentro un sistema che è il sistema ambientale, in cui c'è dentro di tutto, dall'alimentazione agli integratori, all'inquinamento, ai rapporti sociali, il rapporto che io ho con Giorgio, che può essere di grande amicizia, di grande stima, ma può essere anche conflittuale, e se diventa conflittuale le mie cellule, i miei geni soffriranno di questo. Quindi viene quel momento lì, però io ho esattamente la mia storia. I capelli col bulbo rappresentano la storia fino a quel momento lì. E a questo punto, siccome noi siamo dei generatori e i nostri organi generano i segnali elettromagnetici, che io continuo a chiamare frequenze, segnali di frequenza, l'insieme di tutti questi segnali rappresentano lo spettro di frequenza, e quell'affarino lì riesce a risuonare sulle informazioni dei miei tre capelli col bulbo. Ma voi capite che cosa meravigliosa? Certo, in 15 minuti riusciamo a ottenere delle informazioni stupende su di voi, sul vostro passato fino a quel momento lì, sul vostro passato, sul vostro presente fino a quel momento lì. Ma che meraviglia, ma quasi incredibile, è quasi una storia anche questa. Ma no, non è una storia, è un supporto alla mia capacità di diagnosi sui vostri problemi. E tutte queste informazioni che io posso avere attraverso altri strumenti, ma con l'S Drive la mia testa avrà delle informazioni molto più ampie, e questo significherà che il dottor o il professor Pier Giorgio Spaggiari riuscirà a fargli una diagnosi sempre più precisa, e voi sarete contenti, perché a questo punto, con tutte le informazioni, io riuscirò a curarvi nel modo migliore possibile. Quindi, Pier Giorgio, possiamo parlare di una rivoluzione epigenetica centrata sulla persona. Sì, quindi sì. Finalmente uno strumento che migliora l'approccio clinico. Sì, signore. Grazie.